abbiamo scelto insieme all'ASL un po' le aziende sia per la centralità rispetto alle zone industriali, sia per il nome e per il numero di dipendenti che occupano più, diciamo, più rilevanti, quindi una R ad Arezzo così interesserà tutta la zona industriale di San Zeno, il 28 Prada a Levanella, il 29 di settembre invece saremo alla Baraclit in Casentino e il 30 saremo alla Menci a Castiglion Fiorentino per l'area della Val di Chiana. Il camper vaccinale dell'ASL dal prossimo 27 settembre è così pronto a far tappa nelle aziende aretine. Sul mezzo mobile, come sempre, saranno presenti medici, infermieri e personale amministrativo dell'azienda sanitaria. I lavoratori avranno accesso diretto semplicemente presentandosi al camper vaccinale. Noi auspichiamo che questa iniziativa prosegua anche in altre aziende. Abbiamo già tante aziende che ce lo stanno chiedendo. Un'iniziativa che vede anche la collaborazione di Confindustria Toscana Sud e che assume ancora più importanza in vista della data del 15 ottobre, quando sarà reso obbligatorio il Green Pass. E se anche qualche ovviamente preoccupazione c'è sul fatto che l'accesso non consentito a chi è privo di Green Pass può determinare qualche ricaduta anche sull'assetto organizzativo e produttivo, specie in una fase in cui le aziende stanno lavorando, però è più alta la soddisfazione di vedere comunque un processo che porta alla vaccinazione, per uscire dai dubbi, dai pericoli che abbiamo avuto nello scorso anno quando ci siamo trovati in una fase di chiusura delle aziende. Quindi questa è un po' la posizione nostra, l'abbiamo sempre sostenuta, sapete anche quanto alcune aziende si sono fatte portavoce anche in prima linea per diffondere più possibile la vaccinazione, quindi noi siamo solo soddisfatti e contenti e ringraziamo di nuovo l'ASL Toscana Sud-Est per questa iniziativa.